Oggi ti presento le cyberpillole di Cyberguru, della serie Truffe Online. La pillola numero 14. La truffa romantica. Questa frase, tratta dalla favola di Amore e Follia, ci aiuta a comprendere meglio la truffa romantica nelle tante forme che essa assume. Soprattutto, ci aiuta a capire perché tanti uomini e tante donne sono disponibili a versare ingenti somme di denaro a partner conosciuti esclusivamente via web. Cerchiamo ora di comprendere meglio la dinamica. Tutto comincia con una richiesta di amicizia che può arrivare via mail, con un sistema di messaggistica oppure attraverso un social media. Sistemi che consentono facilmente di camuffare la propria identità. Poi arriva la fase del corteggiamento, spesso supportata da storie incredibili. Infine arrivano le richieste di denaro, spesso giustificate da storie drammatiche. Fino a quando la vittima non realizza la truffa. Cosa bisogna fare in questi casi? Per prima cosa, ricorda che le storie che appaiono incredibili non sono credibili e hanno buone probabilità di essere false. Non ci si può fidare di identità conosciute solo virtualmente a meno che non si abbiano prove certe della loro identità reale. Amore e denaro non vanno d'accordo. Quindi bisogna evitare di assecondare ogni richiesta di denaro che arriva dal partner virtuale. Arrivederci alla prossima pillola. E ricorda che una pillola al giorno leva il criminale cyber di torno. Per saperne di più, www.cyberguru.it